E diamo il benvenuto a Esmahanna Barato e Diana Pizzola. In tutti i tempi è una donna, Dame Agatha Christie. Però noi ci immaginiamo tutti con un'immagine molto generale, molto, come dire, razzista, che ingloba l'Oriente come scuri, con occhi scuri, baffoni, cipiglio. L'esempio contrario è questa bella ragazza bionda che potrebbe essere la protagonista di Hotel Bosforo. È una donna molto diversa dagli stereotipi che noi abbiamo rispetto alle donne dell'Oriente, perché è una donna estremamente libera, estremamente disponibile anche sessualmente a qualsiasi tipo di avventura, è un'investigatrice che investiga senza prendersela tanto, da sola. Però mi chiedo, come tutti, è un'opera di chi ha io fino a qualche anno fa effettivamente mi sembrava che la Turchia fosse proprio un pezzo dell'Europa, le volte composta da tante nazioni, da tanti paesi come la Grecia, come la Germania, il Portogallo, l'Italia, tutti i paesi diversi, tutti sono Europa. E mi sembrava che la Turchia fosse appunto parte dell'Europa pur avendo le sue diversità culturali. Però da alcuni anni a questa parte ritengo che le cose siano un pochettino cambiate. Questo ideale, l'ideale nutrito dalla nazione turca di far parte dell'Europa è un pochettino andato scemando, ci si allontana da questa via anche attraverso questo governo al potere, che è un governo islamista che impone altre politiche. Forse un pochettino diverso.